Vabbè, gli occhi come no. C'è raggiunto un altro artista che ha fatto proprio X Factor l'anno scorso. Che dire, io lo annuncio un po' come lo annunciano durante quel programma. Sì. Allora, il prossimo concorrente viene da Roma. Lo scatenato Davide Papasidero in un travolgente brano dance Never Be Alone. Grazie. Ciao a tutti. Because we are your friends, you never be alone again. Oh, come on, oh, come on, oh, come on, oh, come on. Because we are your friends, you never be alone again. Oh, come on, oh, come on, oh, come on, oh, come on. We go. We are your friends. You never be alone again. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Because we are your friends. You never be alone again. Oh, come on. Oh, come on. Because we are your friends. You never be alone again. Oh, come on. Oh, come on. Because we are your friends. Fantastico, Davide! Ciao, ma Davide, che bello averti qui! Benvenuto! Ciao! Beh, insomma, questo ragazzo è veramente l'X Factor, che dire? Grazie, speriamo, io ci Beh, provo. Questa è la cover che, insomma, ti ha fatto conoscere, no? Sì. Anche al pubblico di X Factor. Sì, allora, tu eri nella squadra di Morgan, ovviamente, sì. Domanda secca. Com'è stata come esperienza X Factor? Guarda, è stato un sogno che si è realizzato per me. Io ci provavo già da un po' di anni. Dai, studiavo e poi canto. Tu sei pure giovanissimo. Sì, ho 22 anni. Quindi è un po' che sì, ci è provi. Vero, guarda, ci accomodiamo, stata... che dici? Assolutamente. Guarda, accomodati qua. Ecco. Grazie. E io mi metto di qua. Guarda. Dicevo, X Factor per me è stato un sogno che si è realizzato. Perché appunto ci provavo già da alcuni anni e studiavo canto da parecchio. Quindi ci provavo, ci riprovavo, questa volta è andata bene, ce l'ho messa tutta. E ho cercato di viverla profondamente, nel senso di vivere ogni istante, di prendere qualcosa. Perché poi è come la vita, insomma, no? Ogni istante tu devi cercare di imparare qualcosa, sia cose positive che negative. L'importante è che poi restano dentro. Senti, ma secondo te in qualche modo aiutano questi contest televisivi per i giovani talenti come nel tuo caso, ecco? Guarda, sicuramente, perché ti danno una grossa possibilità di imparare, appunto. Sì. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare con dei grandi nomi, certo. No? Artisti forti, di conoscere, di vivere un grande palco, appunto come quello di X Factor. Bel trampolino, no? Quindi è sicuramente una bellissima gavetta, un bel trampolino, e bisogna cercare di sfruttarlo al meglio, certo. Per poi, insomma, fare un bel lavoro dopo. La consigli, dopo. Quindi, come esperienza, assolutamente, sì, assolutamente. Beh, Mario, che dire? Sì, guarda, ma il tuo look lo scegli tu da solo? No, perché è molto particolare, è molto bello, giusto? Me lo chiedono spesso, il mio look lo scelgo io da solo, sì, cerco di ispirarmi un po' anche agli anni passati, perché sono stati degli anni, secondo me, stupendi, gli anni 60, no? E quindi cerco di riproporli oggi, magari mettendoci qualcosa di moderno, faccio un mix di anni insieme, guarda. Polite e irriverente. Sempre col papillon. Va bene, ma io mi sposto nel frattempo perché vado dall'altra Vieni, parte dello Davide. Studio mentre vi la... Andiamo tutti insieme? Andiamo ok, tutti perfetto, insieme, veniamo certo. Tutti insieme e ci spostiamo. Guarda, guarda, la pazza di Davide. Mo cavolo, tra l'altro mi conoscete. Ciao. Ok, perfetto. Perché lui credeva di averla finita qui, dice boh, io mi sono tolto il dente e invece no, mettiamo alla prova il suo essere VJ e soprattutto la sua vista. Ecco, con queste lenti, perfetto. Continuiamo la classifica e adesso ci devi lanciare le altre posizioni, vediamo se leggi tutto. Va, allora, va, al sesto posto i Club Dogo con PES, al quinto David Guetta con She Wolf. E al quarto posto una nuova entrata, Gun dei Cerebro. Li guardiamo. Guarda, otto decimi, dai. Vediamo.
sono questi brani? Io stavo chiacchierando, sono curiosa. Comunque sai che già che questi brani della discoteca hanno raggiunto proprio il top, no? Sono all'apice delle classifiche. Beh, che dire, Davide, io direi che ora a questo Davide è il suo turno da conduttore, perché noi lo promuoviamo. Gli è venuto quando detto via me te. Infatti, quando ho detto Davide gli è venuto un altro il attacco panico, d'ansia. Si vedeva negli occhi il terrore, guarda. Senti, allora, partiamo con la top 3. Ma cosa confabulate? Ma così, ma non ti preoccupare. Allora, vai. Allora, alla terza posizione c'è Call Me Maybe di Carly Gibson. E alla seconda posizione sale di nuovo il pulcino Pio. Svolazza, direi. Ma oddio, Mario, mi sa che questi ragazzi sono più bravi di noi a condurre. Non sì, è che ci eliminano. Tu hai quest'ansia, dici. Quale sarà a questo punto il video più cliccato della settimana? Benedetta? Allora, innanzitutto io ringrazio i ragazzi per essere stati con noi, perché insomma hanno arricchito questa puntata. Io mi sono divertita come una matta, mi sono scatenata e devo dire che... Fantastici, veramente. È stato grazie un piacere, a voi. Grazie a voi per essere stati con noi. Vi riaspettiamo presto. In bocca al lupo, perché il tuo album è uscito da poco, quindi mi raccomando, ragazzi. Grazie. Sempre forti. Bene, a questo punto ci spostiamo verso il centro, seguiteci, concludete la puntata con noi. Cerchiamo di capire qual è, anzi ce lo andiamo ad ascoltare, quello che è il video musicale che più è stato cliccato, quindi... Insomma, siamo pronti verso la fine della puntata. Ricordiamoci che il prossimo appuntamento sempre con TV Ribelle Music è sabato prossimo, sempre alle 18, quindi mi raccomando non mancate. Però... E prima di salutarci... Un attimo pause. Un attimo c'è ancora di un po' di suspense, dai. Guardiamo, dai, guardiamo dai. Insieme, dai, guarda, non vogliamo farla finire sta puntata. Venite anche voi a guardare i post, ma facciamo una cosa proprio così, free, because we are, come on. Ok, allora andiamo a vedere i post. Non svegliamo la prima posizione ancora, ok. Jessica, ciao, sono Jessica, sono una fan di Davide Papasidero e volevo fargli questa domanda in particolare. Davide, a cosa pensi quando canti? Ti ispiri a qualcuno in particolare? Guarda, più che a qualcuno, a qualcosa, nel senso... dipende ovviamente dalla canzone che canto. Se c'è una cosa triste magari mi ispiro a una mia esperienza di vita, invece magari le cose felici cerco di trasmettere la mia gioia alla gente che ho davanti, no? Quindi trasmettere questa dell'energia della... dipende ovviamente queste dalla canzone. Queste domande mi sembra di capire che sono tutte per Davide Papasidero, quindi facciamone un'altra. Sì, allora, ciao, volevo fare una domanda a Davide. Davide, ti volevo fare i complimenti per i tuoi look innanzitutto. Grazie. E poi ti volevo chiedere, ma li crei tutti tu? A che cosa ti ispiri? Già abbiamo risposto. C'hai risposto. Già, abbiamo... È un artista. Eccomi di nuovo qui. La mia domanda per Davide Papasidero è la seguente. Davide, con quale cantante vorresti duettare, italiano questa o non? Mi piace molto. Guarda, ce ne sono tantissimi. Il mio cantante di ispirazione è Mika, quindi non italiano. Wow. Mi accontenterei di Mika. Non ho detto niente. Altrimenti... È proprio accontentarsi. Italiano lo dico sempre, il mio mito è Patti Pravo, quindi... Ma ce la farai, comunque anche con Mika. Poi l'ultima domanda, cosa ti aspetti della tua carriera di cantante e quali progetti hai per il tuo futuro? Guarda, mi aspetto di lavorare tanto e quindi di avere dei risultati. La cosa principale appunto è quella di mettercela tutta. Ma non ti spaventa il lavoro duro? Assolutamente no, mi piace lavorare e sudare per raggiungere i miei sogni. E si fa così, Una domanda invece per Davide Mogavero, quando nel frattempo, quando saranno i prossimi appuntamenti, dove ti possiamo seguire? Adesso io scrivo tutte le mie news sulla mia pagina Facebook. E quindi ti seguiamo. Ho appena finito il tour Mondadori per il lancio del disco, speriamo bene. Ma noi continuiamo a seguirti. Grazie Davide Papasidero. Grazie Davide Mogavero per essere stato con noi. E allora diciamolo chi c'è al proposito. Ci vediamo PSY. Sabato alle 18, ma la prima posizione PSY con Gangnam Style. A sabato prossimo. Love is the power. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남스타일